Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente dopo tanto tempo non ce la facevo più a non giocare con voi ragazzi. Sono passati 10 giorni, no forse un po' meno, 9-8 giorni. Ragazzi, scusate tanto, ma come vi avevo accennato al video prima, stavo ristrutturando un po' la mia area relax. Ho cambiato monitor, ho cambiato PC in modo da potervi dare un gameplay un pochettino più carino. Mi vedete da una nuova webcam, spero che la qualità sicuramente è migliorata rispetto a prima, quindi spero che siate contenti. E niente, ora ricominciamo da dove eravamo rimasti, dalla cavolo di Algerie, ragazzi. La maledetta Algerie. Mi voglio sbrigare a raggiungere il tier 8 e quindi diamoci dentro, ragazzi. Bisogna fare i punti quelli cattivi e fare i danni quelli tosti. Allora, come vi avevo accennato, questa è una nave da giocare un po' a distanza perché siete leggeri come la merda, ragazzi. E quindi giochiamo a distanza e bruciamo il mondo. Noi siamo i re del barbecue con questa nave, ragazzi, quindi va bene così. Allora, avviciniamoci a C. Abbiamo il Nicolas che ci spotta. Abbiamo anche la Graspè e la Fuso. Devo allargare un po' la minima, perfetto. Mi devo riabituare, ragazzi, a giocare in 2K, perché ero abituato a giocare in Full HD. In 2K è un po'... devo riprendere la mano sul tiro, quindi sperdonate qualche mio svarioncello. Allora, Congo! Allora, abbiamo anche un Omega in avvicinamento. Vediamo un po' di svegliare l'Omega. Incendiata la Congo, perfetto. Teniamo a conto quanti ce ne sono intanto. Ah, maledetta! Ci ha sfiorato. Vediamo se lo prendiamo. Preso! Ottimo! E incendiato. Perfetto. Ridiamogli una svegliatina. Sparare con il game in 2K, poi con questo schermo, con la visuale che si ha, ragazzi, è eccezionale. Vi devo fare una bella recensione su questo schermo perché è troppo bello. Fatemi sapere, chi non ha visto il video di ieri dove anticipavo il nuovo format, fatemi sapere se vi piace, se può essere anche di vostro gradimento. Come vi ho già detto, i gameplay rimarranno, quindi non è che scambia il canale, ragazzi, anzi tutt'altro, lo miglioriamo, diamo più contenuti e quindi secondo me questa è la cosa più importante. Allora, abbiamo una FK, ragazzi, punite sempre le navi FK, perché magari si svegliano dopo, quindi è meglio che le avete già tolte di mezzo prima, chiaramente. Omega in avvicinamento, switchiamo in AP, ragazzi. Volevo switchare, invece ho sbagliato e me l'ha proprio cambiate, però vabbè. Vediamo di svegliare questo Omega, ci dà un buon broadside, ragazzi. Vediamo se riusciamo a svegliarlo. E boom, ragazzi, boom. Due cittadelle a casa. E ce l'hanno portata a casa. Peccato. Peccato veramente. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Ci abbiamo un po' tutti lontani al momento. Ah, i siluri. Ah, è andata bene, ragazzi. È andata bene. Stavamo per essere fregati dai siluri. È andata bene. Siamo sotto di... oh mio Dio, siamo già sotto di due, ragazzi. Mamma mia. Dai, su, riswitchiamo in HE e bruciamo il mondo, ragazzi. Abbiamo già 3 incendi su 21 colpi. Non è male, come media, ragazzi. Considerate che però ho le bandiere attive, Ho anche le bandiere, quindi ho il buff delle bandiere. Sì, mi sembra sì. Dovrei avere anche le bandiere attive, sì. Allora, Fuso. Cerchiamo di bruciare la Fuso. Allora, sparare in 2K, ragazzi, è un po' diverso. Infatti, non dico che mi trovo male, ma devo prenderci la mano. Però per adesso sta andando bene. Allora, sempre l'Omaka che è AFK, quindi cerchiamo sempre di battezzarla. Ok, un'altra botta. Vedete se è riattivato? Toglietelo sempre, meglio toglierlo, ragazzi. Perché magari entra più tardi, ma almeno entra con un quarto della vita e una nave in meno, ragazzi. Allora, sta andando in avanti.
ha una traiettoria un po' strana. Allora, la partita non sta andando benissimo, però vediamo se riusciamo a tenerla per un po'. Cerchiamo di concentrarci contro la Fuso. Incendiata la Fuso, ottimo. Con questa nave spesso ogni bordata è un incendio, ragazzi, Non proprio ogni bordata, ma facciamo 1,5 bordate e un incendio. Via, ecco. Vedete come cicco, devo riprenderci la mano con la distanza, ragazzi. Sì, sono scontrate. Maledette. Hanno fatto il crash test. Come gli sbullonati. Chi ve ne si ricorda gli sbullonati? Vabbè, io sono un po' vecchio, ragazzi. Andata all'altra omaca. E allora ci concentriamo sulla Fuso, ragazzi. Ho paura che la Fuso ce l'abbia con noi. Cerchiamo di virare il più velocemente possibile. Incendiata, perfetto. Continuiamo a incendiare. Ecco che ci spara, ma dovremmo essere abbastanza salvini. E infatti ha ciccato completamente. Secondo incendio sulla Fuso. Beh, penso che la Fuso stia andando giù, Se non ha da ripararsi, la Fuso va giù. Siamo già a 41.000 danni, 42, ottimo. Allora, la partita sta andando ancora peggio. Siamo sempre sotto di 2. Però vabbè, ora loro perdono la Fuso. Dai, sotto di 1. Dai, ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Figi! Svegliamolo. Oh, finalmente non ci sono più i maledetti lag che c'erano prima, ragazzi. Sono contento, questo mi riempie di gioia. Considerando che ora sto giocando a grafica al massimo. Quindi, ottimo. Ah, abbiamo ciccato. Ai, ci ha preso. Cerchiamo di incendiare la Gneznao. Se non... Forse becca i siluri, Forse becca i siluri, ragazzi. Abbiamo un'altra Gneznao dall'altra parte. Potremmo avere qualche problema. Incendiata la Gneznao. Si è curata. Ah, beh, ora la dobbiamo devastare, ragazzi. Appena si curano, subito a cercare di farle un altro incendio. Dobbiamo assolutamente incendiarla, ragazzi. Però abbiamo di fianco l'altra Gneznao, che infatti ci vuole flancare, la bastarda. Ma l'abbiamo vista. È ciccata, ciccato. Mi dispiace per te. Sarai più fortunato la prossima volta. Incendiato la Gneznao. Dovremmo dedicarci all'altra adesso. Se non esce da... avrei dovuto sparare prima a questa, però vabbè. Ragazzi. Ora la Gneznao, questa dovrebbe avere il doppio incendio, chissà. O solo uno, forse ce n'ha solo uno. Attimo. Ce l'ha sempre con noi. E stavolta ci prende, stavolta ci becca. Però sta andando giù di incendio, Quindi questo è positivo. Continuiamo a martoriarla. Continuiamo a martoriarla. Beh, ci sto riprendendo la mano, con i 2K, ragazzi. Ci sto prendendo la mano, tutto sommato non sta andando male. Ma poi vederlo con questo schermo, ragazzi, wow, è un effetto eccezionale. Non so se voi vi potete rendere conto, ma è veramente stupendo. Allora, dedichiamoci ora all'altra Gneznao che è uscita. Anche perché non riusciamo a incendiare quest'altra. Vediamo se riusciamo a darle un altro incendio. Niente, non riusciamo a incendiarla. È ignifuga, ragazzi. Veramente ignifuga. Allora. Oh, finalmente. Finalmente, siamo già arrivati a 10 incendi, ragazzi. 100 colpi, 10 incendi. Non è male. Non è male. Non è affatto male. Ora cerchiamo di dare l'incendio all'altra. Siamo sempre sotto di 2. Sì, sotto di 2. Mannaggia. Noi siamo già a 88.000 danni. Continuiamo a martoriare queste corazzate che
tolte queste corazzate, perfetto. Già si fa meno difficile la situazione. Ah, cerchiamo l'incendio alla Nisnao. Niente. Mannaggia. Niente. Non riusciamo a incendiarla. Quella evidentemente avrà il fireproof qualcosa. Allora, andiamo un po'. Forse dovrò abbassare un po' la qualità grafica, ragazzi, perché forse tutto al massimo comunque fa fatica con la registrazione. Forse devo abbassare leggermente. Però vedo che comunque è abbastanza fluido. Sì, da, può andar bene, ragazzi, può andar bene. Se mai fatemelo sapere nei commenti. Ah, ragazzi, vi ricordo, se il video vi piace mettete un bel mi piace, aiutatemi a crescere come canale e ve ne sarei grato, ragazzi. Ah, vi ricordo che c'è il contest ancora attivo, ma siamo quasi per chiuderlo e mancano pochissimi iscritti, ragazzi. Quindi continuate a iscrivervi, seguite il regolamento, c'è un video ad hoc nel canale. Se vi volete iscrivere, siete ancora in tempo per vincere la Duca d'Aosta o una Murmask o 7 giorni di premio. Allora, dai. Però gli abbiamo dato l'incendio, eh? Sì, è il nostro, sì, l'incendio è il nostro. Ottimo, l'incendio si è preso, quindi continua ad andare giù. Abbiamo pareggiato la situazione, mi sa, adesso siamo 5... No, 3, 6, 3, 6, siamo pari, ragazzi. Siamo pari, ottimo. Abbiamo bisogno del cap di B, però, altrimenti stiamo perdendo punti. Continuiamo a concentrarci intanto sulla Grasper. Ho ancora qualche difficoltà, ragazzi, a sparare. Devo prenderci la mano, non è facile. Non è affatto facile. Abituato a una risoluzione cambia tanto, ragazzi, cambia veramente tanto. Gallissonier. Si sta ma no, abbiamo perso il DD, maledizione. Niente, abbiamo ciccato completamente la Gallissonier. Aia. Aia. Oh, abbiamo chiuso la Gallissoniera. Ottimo, abbiamo fatto 3000 danni. Vabbè, almeno l'abbiamo tolta dalle palle. Congo. Incendiamo la Congo, via. Incendiamo la Congo. I colpi non sono troppo lenti, di questa nave. Quindi alla fine si colpisce bene. Il problema, come vi dicevo, devo prendere la mira. Devo ricalibrare la mira per il 2K. Allora, Congo. Comunque stiamo risollevando la partita. Se riuscissimo a cappare sarebbe meglio. Abbiamo la Graspè in avvicinamento. Sì, in avvicinamento. Dobbiamo toglierla di mezzo. Ah, vediamo un po'. Ok, va, presa con 4 colpi. Vorrei cercare di chiuderla. Vorrei cercare di chiuderla. Dai! Ah, e l'hanno chiusa, manneggia. Ce le fregano tutte. Fiji! Boost dei motor disattivé. Gnesnao. Ah, questa è la Gnesnao di prima, ragazzi. Si sta rifacendo sotto. Va punita immediatamente. Va punita immediatamente. Incendiato il Fiji, buono. Siamo già a 15 incendi, ragazzi. 137 colpi, non male. Cavolo, però 15 incendi non abbiamo ancora preso il fireproof. Il V-Tearer, dico. Vedete, come vi dicevo, ragazzi, gli incendi sono una gran cosa, ma non ve li devono spengere. Se ve li spengono, non servono a niente. Vedete, in 15 incendi non ho ancora preso il V-Tearer. Peccato, veramente questa poteva essere una partita da 190.000 danni, detta in maniera semplice. Allora, Fiji. Abbiamo ripreso. Allora, la Gnesnao sta andando all'indietro. Beh, anche la Gnesnao è bella che è andata, ragazzi, eh.
Vediamo se riusciamo a fregarla. Vediamo se ninjiamo questa kill. Vediamo se la ninjiamo. Speriamo di ninjarla. Speriamo di ninjarla. Ma penso di sì, eh. Forse la ninjiamo e... Boom! Ninjata. Che bello. Ninjare le kill è sempre bellissimo. Allora, vedete come io comunque, ora riparlando seriamente, come la gioco dalla distanza, ragazzi. Questa è, va giocata un po' come lo Zao, proprio perché siete molto leggeri e quindi andare nel corpo a corpo è pericoloso. Con questa nave i vostri AP fanno male, ma voi siete anche molto leggeri, quindi rischiate veramente tanto andando in corpo a corpo. Scusate. Allora, combo messa male. Vediamo se riusciamo a reincendiarla. Se la riusciamo a incendiare è fatta, eh. Ah, niente. Ci devo proprio prendere la mano. Allora, 114.000 danni, 16 incendi, 3 kill. Beh, ragazzi, non ci lamentiamo, la partita non è andata male. Allora, vediamo. Ma oh, non riusciamo a incendiare, la curva, eh? Mi serve una bandiera in più, ragazzi, datemi una bandiera in più. Maledetti, non è possibile. Oh, finalmente, ce l'abbiamo fatta. Questo è il 17° incendio, ragazzi. Era, oh, Confederate, oh, ce l'abbiamo fatta. A prendere almeno un... una stellina ce l'abbiamo fatta. Confederate, ragazzi. Vediamo se raggiungiamo l'High Caliber. Il Fiji sarebbe da chiudere, eh. Sarebbe da chiudere il Fiji, ragazzi, se ce la facciamo. Se non avessi problemi con la risoluzione sarebbe più facile, francamente. Ma adesso vediamo. Niente, ragazzi, qui devo riprenderci la mano, proprio la mano. Mi sento come di dover ricominciare da capo. Però vederlo con questo schermo è stupendo, ragazzi. Non si può dire niente. Allora, il Fiji sta doggiando un bastardo. Cerchiamo allora a questo punto di chiudere la Congo. Oh, un nano, un kamikaze, non mi ero accorto. Vediamo se... Ah, peccato. Peccato, mi sono accorto tardi del nano. Oh, gli abbiamo fatto un altro incendio alla Congo. 18 incendi. Beh, ormai penso che vada giù, ragazzi. Ormai la mandiamo giù e la affondiamo. Ecco, ci hanno fregato la kill. Maledetta, ragazzi. E niente, a questo punto il Fiji sta scappando. Ma la partita la vedo messa molto bene. 128.000 danni, 2 cittadelle, 18 incendi. Siamo stati proprio un barbecue, ragazzi. Abbiamo portato l'inferno. 173 colpi, 3 incapacitazioni, un ribbon di difesa. Vabbè, ragazzi, possiamo dire che questa partita ha portato i giusti risultati, ecco. Allora, come vi ho detto, questa è una nave, va sempre giocata, la sto riconsiderando, perché devo essere sincero, all'inizio sì, ho detto vabbè, valida, decente, però pensavo, avevo un atteggiamento negativo su questa nave. Invece, rigiocandola, prendendo un po' più la... prendendoci un po' più la mano, devo dire che se si sta accorti e quindi se si sta lontani da un corpo a corpo, è una nave che riesce a dire la sua. È anche vero che spesso venite devastati dalla distanza, quindi è leggera, ragazzi, purtroppo è così. Nave molto leggera e forse non brilla proprio tantissimo di manovrabilità, ecco. La velocità invece c'è con il propulsore. Senza propulsore andate a 31 nodi, che non è che sia a Roma, ecco. Detto in maniera... detto francamente, ecco. Allora, niente, la partita è finita così. Il Fiji codardo che si è allontanato, peccato, ci faceva comodo la quarta kill. E niente, ragazzi, io spero come al solito che vi siate divertiti. Io vi invito a mettere un bel mi piace al video,
così mi aiutate a crescere il canale. Commentate sotto se vi piace questo nuovo setup, questo nuovo come ho sistemato un po' il tutto. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!